potresti trovarti anche tu in questa situazione. Molti studenti adulti che mi contattano, che vogliono imparare a suonare il pianoforte, spesso, e dimmi se anche tu, fammelo sapere nei commenti, se anche tu ti trovi in questa situazione, sono delle persone che da piccoli hanno studiato il pianoforte, da ragazzi o da bambini addirittura, poi per un motivo o per un altro, soprattutto quando si inizia all'università, oppure ovviamente si inizia a lavorare, oppure ancora di più quando si fa una famiglia. Si smette di imparare a suonare il pianoforte e ci si dedica totalmente agli impegni, alla famiglia, al lavoro e quindi si spengono le proprie passioni. Però a queste persone che forzatamente gli sono state tirate via le loro passioni a causa degli impegni e altro. Poi da adulti, tipo non so quando hanno più tempo libero, oppure quando il lavoro si è stabilizzato, oppure prima della pensione, oppure durante la pensione, quindi quando insomma hanno una certa stabilità nella loro vita, non sono ancora ragazzi che continuano a cambiare lavoro, eccetera, eccetera, quindi tutto dinamico. In questa situazione molte persone vogliono far riaffiorare la loro passione per il pianoforte e dedicarsi a questo strumento non in maniera professionale, in maniera didattica, schematica, super accademica, non così, ma in maniera divertente, leggera. Questo è un concetto che a molti dinosauri insegnanti del settore di pianoforte non scenderà mai, che molte persone, il 99% delle persone, si avvicinano al pianoforte per passione, in maniera leggera, proprio la parola leggera proprio non fa parte del loro dizionario. Quindi, se anche tu fai parte di questa categoria di persone, ascoltami attentamente perché in questo video ti spiego come puoi riprendere a suonare il pianoforte dopo che sono anni che non lo studi, dato che appunto, come ti dicevo, sono molte le persone che si trovano nella tua stessa situazione. E alla fine di questo video scoprirai anche cose interessanti, quindi seguimi attentamente fino alla fine, tanto sarà un video breve. Allora, qui ho preso un paio di appunti come al solito per non dimenticare nulla. Allora, come ti dicevo, la maggior parte delle persone che vogliono riprendere a suonare il pianoforte sono persone che da piccole ne erano appassionate. Da piccole ovviamente vuol dire tutto, vuol dire da bambini, vuol dire da ragazzo. E poi, come ti dicevo, la cosa viene stroncata in maniera molto netta dagli impegni e quindi si lascia tutto. Magari alcuni hanno il pianoforte o la tastiera in cantina, ce l'hanno avvolta in un... Stavo sentendo ieri un signore che diceva che ce l'aveva avvolta in un telo e non l'ha più aperta dopo anni e anni, forse erano passati addirittura più di 30 anni. Quindi è normale questa situazione che a 60, a 50, a 70 anni ti rivenga questa voglia di risuonare, perché ora vuoi dedicare del tempo a te stesso, dato che, appunto, come ti dicevo prima, hai una vita che si è stabilizzata, non è più super dinamica, avanti e indietro, avanti e indietro. Quindi, appunto, seguimi. Allora, queste persone che, appunto, se sei tu, fammelo sapere, in cuor loro non hanno mai spento totalmente questa fiamma, ok? Questa fiammella del pianoforte, ma hanno sempre cercato in qualche modo, magari o ascoltando musica su YouTube. C'è una mia studentessa, una mia allieva Enza, che è proprio appassionata di ascolto di musica di pianoforte su YouTube. Tanto è vero che poi ha iniziato a suonarlo il pianoforte e questa passione l'ha sempre avuto. O magari vedi qualcuno suonare e lo invidi in maniera positiva, nel senso che ambisce ad essere come quella persona a suonare il pianoforte. Hai delle canzoni preferite da suonare al pianoforte e ti immagini suonare il pianoforte? Bene, se vuoi iniziare, tu che hai già iniziato tempo fa, hai un vantaggio incredibile rispetto alle persone, anche se hai dimenticato tutto. Sì, anche se hai dimenticato tutto, hai un vantaggio incredibile rispetto a chi non l'ha mai utilizzato, a chi non ha mai iniziato a studiare la musica, il pianoforte nello specifico, perché tu hai imparato cose, quindi proprio sotto sotto nel tuo cervello ci sono ancora cose che hai imparato, certo che dovrai rispolverare, più che rispolverare magari perché le avrai quasi totalmente dimenticate, però la differenza sarà che la tua velocità di apprendimento rispetto ad una persona che parte da zero sarà diversa. Tu ad un certo punto il tuo cervello inizierà a connettere delle cose, soprattutto se da piccolo hai studiato molto, inizierà a connettere le cose e inizierà a ricordare: ah cavolo, questo è questo, 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 ok, si fa così. Ok, quindi per te l'apprendimento sarà molto più rapido, molto più indolore. Ok, no, dai, scherzo, no, non che sia indolore, non che sia doloroso per le persone che partono da zero, però davvero per te che devi solo riprendere a suonare sarà decisamente meno faticoso, assolutamente, te lo posso garantire perché l'ho già fatto con diversi studenti, con decine di studenti, perché la maggior parte, non so perché c'è questo trend, che la maggior parte lo iniziano, lo interrompono per 40 anni e poi quando hanno una certa sicurezza di loro stessi vogliono riprendere in maniera seria ad appassionarsi al pianoforte, a suonare magari delle musiche per rilassarsi, per emozionarsi o per altro.
Quindi, se ti fa piacere, devi studiare, se ti fa piacere riprendere questo percorso, devi riprendere a studiare con un percorso ovviamente graduale. Mi sembra scontato dirti che non puoi riprendere da dove hai lasciato, nel senso che se hai studiato per un anno, la butto lì. Non puoi riprendere dallo stesso punto, mi pare scontato, anzi lo avrei pure dimenticato quel punto dati gli anni che sono passati, ma dovrei ripartire da zero, però la tua velocità di apprendimento sarà un'altra. Ora, è ovvio che se tu da bambino l'hai studiato un mese e poi per 40 anni non hai fatto nulla, praticamente stai partendo da zero. Il mio discorso di rispolverare sta per le persone che lo hanno studiato un bel po', quindi lo hanno studiato un anno, 6 mesi, un anno. Quindi già il termine rispolverare può suonare familiare, qualche argomento potrà suonarti familiare, ok? Non che lo farai senza proprio problemi, però insomma, meglio di niente, assolutamente. Se vuoi riprendere a suonare il pianoforte con un percorso graduale, progressivo, che praticamente parte da zero e puoi andare alla velocità che preferisci perché lo hai tutto sotto mano il metodo, abbiamo pubblicato insieme ad un mio carissimo collaboratore, Cristian Salerno, la versione del Bayer, probabilmente hai già sentito nominare questo libro, ma non con questa stessa prospettiva che abbiamo proposto noi. Il Bayer è un metodo creato tantissimi anni fa ed è rimasto quello, identico, irremovibile per tantissimi anni. Praticamente da quando è stato creato, quasi come se le persone fossero rimaste sempre le stesse, che il metodo è rimasto lo stesso. Tant'è vero che tra un attimo, se rimani con me, ti faccio vedere la differenza tra il vecchio e il nuovo Bayer, ok? Praticamente all'interno di questo Bayer, come puoi vedere, copertina arancione. Come puoi vedere ci sono esercizi scritti in grande, spiegazioni tecniche, vedi le spiegazioni, ne ho appena girata una di pagina, eccola per esempio, e quindi battute, esempi, video lezioni, c'è una serie di video lezioni dove ad ogni argomento, per essere totalmente esaustivi, per essere sicuro che tu lo abbia compreso appieno questo argomento, ovviamente ci avvaliamo dello strumento video, quello di cui stai approfittando in questo momento, quindi tu potrai inquadrare un QR code con il tuo telefono e si aprirà in automatico il video da vedere per rendere al massimo esaustivo. Quindi non è solo un libro corso, praticamente al prezzo di un normale libro. Addirittura pensa che, e questo te la dice tutta, poi dopo passiamo al confronto tra il Bayer vecchio e il Bayer nuovo. Pensa solo che il vecchio Bayer, tutti gli esercizi sono stati scritti in 70 pagine perché c'era un malloppone di 10 pagine di teoria piccolissima scritta all'inizio e poi tutta una sfilza di esercizi senza il minimo supporto, che è fino alla fine del libro. Quindi malloppone di teoria all'inizio, tutti gli esercizi, dopo te lo faccio vedere. Invece questo tipo di Bayer non è fatto, è stato scritto tutto in 70 pagine, quelle che ne vedi qui sono ben 140 pagine, ma non solo, questo è solo il secondo volume, c'è il primo volume che al momento non ho sotto mano. Quindi sono ben quasi 300 pagine, ma questo non deve spaventarti perché 300 pagine non vuol dire più cose da studiare, ma vuol dire studiare in maniera più semplice perché ogni cosa non è stata lasciata appesa. Come ti posso dire, ogni argomento non è stato trascurato, è stato approfondito in maniera esaustiva, in maniera simpatica con le video lezioni. Quindi sarà per te proprio una vera avventura, un percorso dalla A alla Z, sì, dalla A, perché praticamente si parte proprio dalle basi, da che non sai neanche le 7 note musicali, do re mi fa sol la si, se non le sai non ti preoccupare, all'interno del libro è spiegato, quindi assolutamente è super super basilare, ok? Ma passiamo al confronto tra i due Bayer, che questa carta è da giocare perché è assolutamente incredibile vedere le enormi differenze. Allora, avvio subito la condivisione schermo così che tu possa vedere. Allora, questo, no, questo non è, eccolo qua, questo è il vecchio Bayer, come puoi vedere. Allora, si parte, vabbè, questa è una versione ridotta, non è tutto il libro, però insomma, avevo questo sotto mano, però gli esercizi sono quelli identici ai soliti Bayer che troviamo in circolazione. Ecco, una sfilza di esercizi, zero spiegazioni, le spiegazioni sono poste, ora qui non ci sono, ma sono poste all'inizio del Bayer, tipo in una decina di pagine, scritti super in piccolo, e poi una sfilza di esercizi. Se tu in tutti questi esercizi hai dei dubbi, addio proprio. Abbandonato a te stesso, ok? E questo è il motivo per cui abbiamo deciso di rifare il Bayer. Come vedi, una sfilza di esercizio, questo è il vecchio Bayer, quello che ci portiamo avanti da decenni praticamente. Ecco qua, questi sono tutti gli esercizi del Bayer. È importante invece che tu non abbia poi dei chiarimenti. Invece, guardiamo la versione che abbiamo preparato io e Cristian Salerno, quindi la versione nuova del Bayer. Allora, come puoi vedere, gli esercizi innanzitutto sono scritti più in grande, ok? Poi ci sono ovviamente esercizio per la manosista, delle spiegazioni, alcune raccomandazioni importanti, poi ci sono dei consigli di tecnica, come puoi vedere, poi altri esercizi,
Vedi scritti in grande, poi le altre spiegazioni, esempi con immagini, poi sto andando veloce sui QR code perché sono privati e dedicati al libro, ma ci sono appunto i QR code che ti permetteranno di guardare le video lezioni adatte, cioè ad ogni esercizio che tu troverai all'interno del libro ci sarà una video lezione dove tu vedi la mia mano fino alla fine del libro e non solo per un esercizio o altro, la mia mano che suona, oppure c'è un esercizio che tu suonerai, poi potrai scaricare, quindi anche se sei da solo, sei un autodidatta va benissimo perché potrai scaricare la parte di accompagnamento del maestro e suonare con un maestro che sarà appunto la registrazione. Ok, ovviamente questo non vuole sostituire il maestro, vuole semplicemente accompagnare la persona che non ce l'ha un maestro. Quindi se non ce l'hai un maestro di pianoforte e vuoi comunque il sostegno armonico, perché praticamente all'inizio gli esercizi saranno facili: do re mi fa sol fa mi re, do re mi fa sol fa mi, ok? E saranno noiosi ovviamente, quindi come hai studiato il Beyer? Che c'è un accompagnamento da parte del maestro così che tu ti possa divertire. Bene, per chi vuole comprare il libro e addio spese, compra il libro, l'accompagnamento del maestro noi li abbiamo registrati, quindi praticamente potrai scaricare totalmente gratuito all'interno del libro tutti gli accompagnamenti e quindi tu suoni questa parte noiosetta, però sotto ci sarà un accompagnamento che arricchirà tutto e quindi sarà quasi un brano a quattro mani, 2-2 e 2 della registrazione del maestro, ok? Quindi, se ti fa piacere acquistare questo libro, lo trovi su Amazon, questo qui con la copertina arancione, mi raccomando, cerca il volume 1, perché questo è il volume 2, c'è cioè volume 1 e volume 2. Ovviamente devi partire dal volume 1, mi sembra scontato. Sono due volumi, vuol dire che paghi il doppio? No, 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 perché il prezzo del volume è stato dimezzato, quindi anziché mettere un unico prezzo, anziché per esempio mettere 30 euro libro e 30 euro l'altro, abbiamo separato quindi 15 euro uno e 15 euro l'altro. Ok, questo è molto importante, che ovviamente le devono sapere le persone queste cose, ma fidati che non vale questi soldi perché all'interno ci sono corsi, lezioni, cioè c'è una marea di roba che non ti lascerà alcun dubbio. Quindi mi raccomando, se ti interessa, lo trovi su Amazon, magari te lo lascio qui in sovrimpressione, oppure lo trovi nel link in descrizione, primo commento del video, qua in alto nelle schede, lo troverai ovunque, te lo lascerò affinché tu possa non perdertelo. Bene, fammi sapere poi se lo acquisti come ti trovi, spero ti piaccia, ma sono sicuro c'è stato un anno e mezzo di lavoro. Ti mando un caro abbraccio e a presto, ciao!